Allora, ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi collego qui da Palazzo Montecitorio, come potrete immaginare. Oggi ho fatto una serie di riunioni di lavoro molto importanti e stasera alle 21 inizieranno le dichiarazioni di voto perché, come vi ho anticipato nei giorni scorsi, il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto vaccini, un decreto cioè che impone, obbliga a 10 vaccini con tanto di sanzioni per chi non, per i genitori che non vaccineranno i propri figli, e questa imposizione è stata affermata per decreto. Un decreto che in realtà non è stato possibile modificare alla Camera e che quindi è stato letteralmente imposto dal governo e dalla maggioranza che l'ha assolutamente appoggiata, e soprattutto nessuno dei partiti di maggioranza è riuscito davvero a spiegare la necessità e l'urgenza di questo decreto, che ovviamente non c'è perché non siamo in presenza di epidemie. Notizia che è stata già sconfessata dal Presidente del Consiglio Gentiloni. Oggi voglio fare con voi un po' di ragionamenti. Lo vedrete dal titolo di questa diretta, che è Mafie e povertà. Perché parlo di mafie e la collego alla situazione quasi strutturale di povertà del nostro paese, di milioni di italiani che vivono questa condizione di povertà. Intanto voglio partire da una notizia di ieri. Ieri appunto abbiamo letto su tante testate giornalistiche del ruolo che la 'ndrangheta insieme a Cosa Nostra avrebbe avuto nella stagione stragista, cioè nella stagione delle stragi appunto degli anni 90. Grazie ad alcune testimonianze e ad arresti si è compreso che anche l''ndrangheta ha avuto un ruolo nelle stragi che poi hanno portato all'uccisione di tanti uomini dello Stato, non soltanto forze dell'ordine. E poi, come sappiamo, anche all'uccisione di due magistrati, quali erano Falcone e Borsellino. Da quel giorno tutto è cambiato, molte cose nel nostro paese sono cambiate. Forse qualche spinta rivoluzionaria si è fermata, ma come sapete, anche grazie all'attività del Movimento 5 Stelle, all'attività comunque culturale che c'è dietro questa nostra attività politica, delle cose si possono ancora smuovere e scardinare, e noi ne siamo la testimonianza. Perché appunto comprendere qual è stato il ruolo delle mafie non soltanto nelle stragi, ma il peso che hanno nella nostra vita quotidiana ci fa capire perché queste alimentano la povertà dei nostri territori. Qualche giorno fa sul blog di Beppe Grillo è stata rilanciata la notizia degli ultimi dati dell'Istat, secondo cui sono i giovani ad essere i più poveri in Italia. Paradossalmente, le famiglie costituite da soggetti più giovani sono quelle più esposte alla povertà. E questo è assolutamente disarmante e triste avere consapevolezza appunto attraverso questi dati che proprio le famiglie più giovani, quelle che in realtà dovrebbero far sperare nel futuro di questo paese, sono quelle più povere. Bene, noi dovremmo una volta per tutte capire quanto le mafie impoveriscono i nostri territori. Le mafie significano mafie, mafia, 'ndrangheta e tutto quello che c'è attorno, significa sottosviluppo. Significa innanzitutto ignoranza, quindi incapacità di analizzare la società per come cambia e soprattutto per le opportunità che possiamo avere. Significa mancanza di meritocrazia,
significa che chiunque ha le capacità, l'intelligenza o le competenze per poter aspirare a fare davvero la vita che ritiene, non potrà farlo perché la cappa culturale ed economica delle mafie impedisce tutto questo. Le inchieste giornalistiche, soprattutto quelle della magistratura, l'unica parte dello Stato che in molti casi riesce a fare giustizia e soprattutto ad aprire, ampliare anche la visione delle cose, ci dice che nei nostri territori, in particolare quelli del sud, io sono calabrese, lo sapete, molti nostri enti comunali, molte istituzioni sono legate, conniventi, se non condizionate dalla criminalità organizzata. Significa che tutto quello che si muove attorno all'apparato istituzionale potrebbe, o in alcuni casi è, condizionato dalle mafie. Quindi, non c'è in realtà la possibilità di esprimersi in maniera personale, professionale, imprenditoriale, liberamente, in quanto ci sono le mafie a gestire tutto. Quindi quando parliamo di mafie e parliamo di Stato, dobbiamo capire a che cosa ci riferiamo. Ci possiamo riferire a tutta quella serie di illeciti, per esempio nello smaltimento dei rifiuti. Sono le mafie quelle che avvelenano i nostri territori con discariche abusive, sono atteggiamenti mafiosi e delinquenziali quelle delle istituzioni che legate a questi ambienti criminosi legittimano magari anche istituzionalmente queste scelte politiche. Questo inquinare i nostri territori ovviamente significa morire giorno dopo giorno, ed è anche per esempio delinquenziale voler negare la certezza delle cure sanitarie, il diritto alla salute, il fatto che non ci sia più in concreto la possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale in alcune zone d'Italia. Perché sappiamo che tutto viene creato affinché sprechi e inefficienze rimangano in alcune aree del nostro paese per alimentare le solite dinamiche clientelari e di voto di scambio. Quindi le mafie non sono soltanto quelle che uccidono, che hanno ucciso, che come si vede dalla lettura degli ultimi eventi hanno avuto un ruolo durante le stragi del 94. Le mafie significa anche ignoranza e non avere un approccio filosofico alla vita di assoluta di libertà e di rispetto verso gli altri. Perché il condizionamento delle mafie è davvero una cappa culturale dalla quale difficilmente usciamo, perché, e questo lo sottolineo, le mafie sono soltanto la punta dell'iceberg delle relazioni che noi viviamo ogni giorno, dei compromessi al ribasso che accettiamo, della raccomandazione oppure del lavoro che pensiamo che ci debba essere concesso o dato da qualcuno. Noi costruiamo ogni giorno attraverso il reticolo delle nostre relazioni, delle nostre conoscenze, ciò che sarà il nostro paese. E quindi, quando parliamo di rivoluzione culturale, di liberazione dalle mafie, dobbiamo innanzitutto liberarci da atteggiamenti di condizionamento reciproco. Voi lo sapete, ho commentato qualche giorno fa gli arresti dell'ordinanza cautelare per un noto politico che è stato negli anni ad Amantea, La Rupa, e dell'arresto di un consigliere di maggioranza. Si tratta di arresti che sono avvenuti per il reato ipotizzato è quello di aver condizionato il voto attraverso anche l'estorsione. Vedete, siamo per primi noi cittadini a pensare che qualcuno con una minaccia, con un'imposizione ci possa dire chi votare.
Quindi se noi incominciamo a liberarci da queste dinamiche che sono prima di tutto mentali, perché se davvero tutti quanti dicessimo no a questi comportamenti, non saremmo davvero così soggiogati da questi ambienti criminosi. Vedete, oggi non si può negare che dentro le istituzioni ci sia una forza politica che dal nulla e attraverso persone, qualsiasi quale siamo noi, sono riusciti a scardinare dinamiche secolari. Abbiamo smascherato gran parte della narrazione politica italiana, per cui esisteva un centrodestra e un centrosinistra che combattevano e che dibattevano su questioni di interesse nazionale. Abbiamo fatto comprendere a tutti che era tutto un grande comitato di interessi reciproci che si difendevano a vicenda. Adesso questo grande passo di pensiero, forse ideologico, c'è stato, ma adesso dobbiamo mettere dentro anche altre cose. Per cui la vera rivoluzione, come l'abbiamo sempre detto, l'ha sempre detta Beppe Grillo, che è il nostro grande megafono mediatico, che attraverso la sua sensibilità e lungimiranza, insieme a Gianroberto Casaleggio, ha voluto mettere concretezza a quest'utopia che è il Movimento 5 Stelle. Adesso noi dobbiamo fare quella rivoluzione personale che parte davvero dal rapporto col vicino di casa, oppure all'interno della nostra comunità, piccola o grande che sia. Se pensiamo davvero che possiamo ancora e semplicemente essere noi, semplici ragazzi, donne e uomini che oggi ricoprono questa carica di parlamentari, a cambiare l'Italia, ci saremmo illusi un'altra volta. Invece quello che ha sempre chiesto il Movimento 5 Stelle è la partecipazione e la consapevolezza, perché la nostra povertà, prima che ovviamente diciamo di risorse, di mezzi, che c'è, che è una realtà, perché davvero le regioni, in particolare la mia, è una regione disastrata, povera, che davvero potrebbe essere liberata dal reddito di cittadinanza, che è la nostra prima proposta programmatica in un futuro governo 5 Stelle. Noi dobbiamo però anche liberarci della povertà interiore che c'è in ognuno di noi, della cultura del sospetto e del pregiudizio, salvo poi volerci sottomettere consapevolmente a dinamiche che sappiamo essere sbagliate. Quindi una rete di energie buone e positive esiste anche in Italia e nei nostri territori. Basta soltanto guardarsi attorno e informarsi su quello che accade, perché siamo chiusi troppo spesso nei nostri recinti virtuali e social, ma la vita social non può che raccontare soltanto un piccolo pezzo che è la nostra vita, che è la nostra personalità. Quindi emancipiamoci da quello che è la cultura del compromesso, perché per cultura mafiosa io intendo questa, quella del compromesso al ribasso, dell'accontentarsi, della rassegnazione, mentre altri sulla nostra debolezza, sulla nostra povertà lucrano e fanno interessi. Quindi ribelliamoci davvero ogni giorno, dalle piccole alle grandi cose, perché rivoluzione oppure pace non significa tranquillità oppure menefreghismo. La pace si ha e si avrà in famiglia come nel mondo se davvero ogni giorno combattiamo in maniera civile e non violenta per le cose in cui crediamo. E pace non è tranquillità, non è disinteresse, ma è a volte anche dire cose scomode e dirompenti che altri non direbbero mai e che però aprono un varco innanzitutto nella mente delle persone e poi nella vita di ogni giorno. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, ci aggiorniamo presto.